Salve a tutti ragazzi, ben ritornati su Spyro Eye of the Dragon. Allora ragazzi, è successo un casinetto, casinetto. E non vi preoccupate, non, niente di grave. Praticamente è successo che ho avuto un po' da fare in questi giorni. In realtà non ho avuto tanta voglia di registrare, perché è successo cose in casa mia e non ne voglio parlare. Niente, praticamente mia sorella si è beccata il Covid con tutte e tre le dosi di vaccino fatto. Io fortunatamente sono stato negativo, e anche mia madre. E vabbè, comunque, detto questo, quindi non ho avuto molta voglia di registrare. Ho fatto live, sì, vi ho portato live che ho fatto, anche perché poi mi sono appassionato anche a PGA Tour 2K 2021, che all'inizio con il pad, questo qui, e siccome io non sono mai stato abituato, sono 25 anni più o meno che uso mouse e tastiera e non ho mai avuto la possibilità di giocare appunto con Xbox o i pad di altre console. Io sono fermo alla PS1, diciamo la console più recente è la PlayStation 1 che ho anche SNES, cioè Super Nintendo, ma è un'altra storia qui. Quindi io ho utilizzato solamente mouse e tastiera. Su PGA questo non lo so usare, quindi l'ho messo da parte. Mouse e tastiera sono un fenomeno. Posso dare il filo da torcia anche al mitico, come si chiama? Tiger Wood. Comunque, oggi non siamo qui per parlare di questo, siamo su Spyro Eye of the Dragon. E quindi non vi preoccupate, non mi sono dimenticato di Spyro. Ma io non mi ricordo più dove eravamo rimasti. Ecco, piccolo e nervoso. Ok, perfetto. Abbiamo fatto tutto. Dobbiamo fare torri incantate. Andiamo in torri incantate e lo facciamo subito a volo. Qual è? Non mi ricordo più. Ok, perfetto. Va bene. Sì, parliamo con questo. Gli schifosi Rino ci hanno costretti a costruire una statua della maga, ma quando l'abbiamo finita lei si è lamentata che era troppo brutta. Secondo me è molto più bella dell'originale. Questo qui nell'originale parlava più o meno così: la stupida maga, una volta finita la statua, ha detto che era brutta, che secondo me era più bella di... tipo così. Allora adesso, se riesco a recuperare una clip, magari ve la metto. Quei miserabili Rino che ci hanno obbligato a costruire una statua della maga. Poi, quando l'abbiamo finita, si è lamentata dicendo che era troppo brutta. Secondo me la statua era molto più graziosa dell'originale. Purtroppo io non posso più registrare dalla Easy Cup, ragazzi. Mi hanno chiesto se portavo su Instagram, se portavo, riportavo Bugs Bunny Lost in Time. No, Bugs Bunny Lost in Time, scusatemi. Come cazzo si chiama? Bugs Bunny e Taz Viaggiano nel Tempo. Purtroppo io ce l'ho originale. Lo prendi? Quello. Ma... ah, vero, questi qua. Becca di questo, stai zitto. Ok. Cacchio. Io? Ce la faccio! Sì. Questa parte qui, stavo dicendo, purtroppo non avendo possibilità di giocare su PS1 e di portarvi appunto il gameplay, e allora sono rimasto un po' così di stucco, ma ho recuperato la versione PC, perché mi sono ricordato che fecero anche la versione PC su Bugs Bunny e Taz Viaggiano nel Tempo. Devo vedere solamente se questo che cos'è?
Devo vedere solamente, stavo dicendo, se è compatibile il pad. Io su PGA questo pad qui, siccome non è originale, è compatibile Xbox, ma non è originale. Ho visto che lo riceve anche su... Madonna, dai, ma che... Scimostri. Lo riceve anche come DualShock. Il DualShock sarebbe il pad della PlayStation. Ma devo capire quale, però. Perché se non vado errato, il DualShock si chiamava fino alla PlayStation 2 si chiamava DualShock, se non vado errato. O anche alla 3, adesso non mi ricordo più. No, Spiro. Non si può fare con Spiro? Ah, sì. No, io mi ricordavo che si poteva fare con Spiro, per questo io. Mi era venuto il dubbio, perché qui c'è il sergente Bird che va a spasso per il livello, però non mi ricordavo esattamente se era... se era una cosa fattibile oppure no. Ah no, che cacchio sto andando? Mamma mia! Ah, vero, perché quello viene da lì, giustamente. Quindi devo ritornare di qua. Gira, gira, tanda. Oh, ritorniamo qui. Sbam. Ecco. Ok. Dai! Oh, ti basta un poco di tutto la pillola! Bene. Muori. Dov'è? No, dove sta l'altro? Muori anche tu? Esatto. Allora, adesso andiamo qui a parlare con questo. E quindi, ragazzi, devo vedere questa cosa qui. Allora, qua non c'è più niente. No. Ok, così. Già si va dall'altra parte. Okay. Parliamo con... Sono quasi pronto a rivelare al mondo la mia ultima opera di arte quadrimensionale in tempo reale. L'ho intitolata Bieca Strega Esplosiva numero 9. Devi solo accendere i tre razzi che sono qui intorno e il mio capolavoro sarà completo. Bieca Strega Esplosiva numero 9. Wow. Allora, inizia. Spam. Olì. E boom. Ah, non me lo ricordavo. Ops, avevo nascosto quest'uovo dentro la statua. Spero che l'esplosione non l'abbia cotto. No, non ti preoccupare. Penù. Nocciolina si chiama. Penù non è la parola in inglese, se guardate, o americana. Per i nocciolini quelli lì, arachidi. Una cosa di genere. No? Mi ricordo io male? Olè, vabbè, andiamo di qua, però prima di andare di qua, andiamo di qua. Perché devo prendere le altre gemme. Vabbè che qua ci possa andare pure questa gemme Bird, quindi... Ok. Lì ci andiamo dopo, perché qui, se non vado errato, se la mia mente non vacilla, c'era e c'è il circuito di skateboard da fare con Hunter. Quindi ok, andiamo di qua. Salve, eh. Uè. Acci vostri.
Io t'ammazzo. Io t'ammazzo, voglio. Ti posso ammazzare pure a te? No. Allora, dopo, dai. Tanto andiamo con questo centro. Sono pronto a pattugliare le torrette e il perimetro delle isole quando vuoi. Va bene. È bello essere di nuovo in azione. Vai, capolomma giù. Non la pecora, scusa. Oh! A lui devo colpire. Ah, ragazzi, nell'originale scritto. Dove? Chi sei? Cosa vuoi? In fronte. In alto c'era qualcun altro, no? Sì, c'è qui. Stavo dicendo, in Spiro 1, nell'originale di questo Spiro, non so niente. Poi se mi ci vengono da qui. Succedeva una cosa strana, soprattutto nel primo. Nel primo mostriciattolo da distruggere. Praticamente ti ho preso in culo e basta. Allora, stavo dicendo, nell'originale ma perché vai lì? Scusami, se io ti tiro qua, quelli li prendiamo dopo. Perché sì. In faccia. Perfetto. Che cazzo stai dicendo? Ah, lei sì, l'originale. Scusate ragazzi, io mi impappino sempre. L'originale, il mostriciattolo che stava qui, che sta qui, proprio qui, quando lo sparavo andava in non mi dava sulla gemma, se ne andava per cacchi suoi, veniva lanciato nel fondo del del livello. E quando la gemma veniva, arrivava qui, non ce la faceva a cadere su qua, sul terreno, e cadeva giù. Ed era un bug. Questo che comportava? Comportava che io dovevo completare il livello, uscire, ritornare, ucciderlo e recuperare la gemma. Era un casino. Oh, adesso no, adesso l'hanno risolto sta cosa, fortunatamente. Scusa. Grazie. C'è qualcun altro che vola? Nei paraggi? Sì, vabbè, di là sì. Di qua sì. Ce ne stanno tre. Uno. Due. E il terzo sta qui. Eccolo. Che senso. Lui sì. Si era impallato? Dov'è? Qua. Non faccio il cretino stupido, dai, ci stavamo divertendo. Va bene, andiamo a parlare di questo. Questa è la missione identica e precisa a quella del del Chialanghi di Skelox nel Spiro 2. Ciao, caporale, ma perché? Eravamo qui per una piacevole vacanza, ma il mio amico ha perso tutte le sue ossa. Puoi ritrovarle e rimetterle insieme? Sì, ovviamente. Dai. Comunque vi sto accorgendo che in questo terzo i trigger a volte non vengono presi bene. E quindi bisogna premere il triangolo per parlare con i tizi. Non lo so il perché, sinceramente. Ero vicino, Sergè. Te sarai anche un sergente bravo e cazzuto, ma metti gli occhiali, ragazzi. Vabbè. Cioè, è molto più grande di te il pasqualino qua. Allora, io vado qui. Anche se qui devo venire con Spiro, qui e lì, perché praticamente non si può rompere con i missili di Sergeant Bell. Anche se in teoria si potrebbe rompere in teoria. Qua non c'è più niente, eh? No.
Ok, ritorniamo sulla nostra retta via, andiamo lì. Che bello avere il pinguino che vola. L'unico pinguino al mondo che vola. Allora, siamo a 7? Sì, siamo a 7 perché 2 stanno qua. Uno qui. Qui dentro. Così. Ok, e l'altro è qui. Perfetto. Vieni, prendi questo. Avrei voluto tenerlo per ricordo, ma non ho più spazio nella valigia. Va bene. Ralf, il lupo all'attacco. Un altro bel gioco. Che troppo perso. Il mio amico si sente molto meglio ora. Vai. Oh no, ecco che ricomincia la sua danza delle ossa. Tieni. Ah, l'hanno messo finalmente la... chiaro. Prego. Colpisce, vabbè. Nel secondo comunque l'hanno messa sta cosa del la farfalla così, vabbè. Stavo dicendo, nel secondo l'hanno messo purtroppo. Sono pronto a pattugliare le torrette e il perimetro delle isole quando vuoi. No adesso no. Se hai bisogno di me mi trovi qui. Vabbè, dobbiamo entrare qui. Stavo dicendo, non hanno nel secondo, in Galactic Skylords, questa parte qui del balletto, non l'hanno messo quando... Non l'hanno messo proprio, secondo me vale errato. Non mi ricordo. No, non l'hanno messo. Che fa il balletto. Fa solamente il ringraziamento e basta. Ok. Ah, questo è il recupero del cucciolo che sta neanche nel secondo... Sì, questo, il terzo capitolo è stato misto tra il primo... e il secondo capitolo, perché nel primo i nemici durante il livello, quando lo uccidevi ti dava la gemma, nel secondo l'hanno tolto, ti davano le anime per aprire determinati, diciamo, superpoteri, ecco, di spiro, il volo prolungato, la superfiamma, eccetera. Qua invece hanno messo sia i nemici che rilasciano le gemme e sia qualche missioncina presa direttamente dal secondo capitolo. Stavo giocando al riporto con il mio lupo Farley, ma per sbaglio ho tirato la palla in quel buco e lui l'è corso dietro. Ora è incastrato laggiù e io mi sento proprio inutile a starmene qui ad ascoltare i suoi guaiti che si fanno sempre più fievoli. Non piangere, lupetto, non piangere. Mamma mia, che tristezza. Madonna mia. Stavo giocando a rimpiattino con il mio lupo Farley, ma per sbaglio ho tirato la sua palla in quel buco e lui l'è corso dietro. Ora è bloccato là sotto. Mi sento così inutile qui seduto ad ascoltare i suoi guaiti che si vanno indebolendo. Non piangere, lupetto. Non piangere. Non piangere, lupetto. Non piangere. Nell'originale, giù. Lupette! Vai, vai, vieni qua, vieni. Ti porto da babbo. Una puttanata, no. Ti porto da babbo. Vediamo. La Madonna. È mio, è mio, è mio.
È mia, mia, mia. Un po' più così. Ah, fa mucca solito. Vieni qua. Starti qua. Facci duro. Ah, lo facevo lì per andare più in fretta. Per andare più in fretta. Preso! La pecora! Preso! Vai, vai, andiamo a caccia di Rinok. Che poi non si chiamano Rinok qua. Nel secondo capitolo si chiamano Rinok. Beh. Olè. Sì. Cucciola mia. Vieni qui. Vai, vai, vai a prenderlo. Bravo cagnolino. Altre cose stanno qui. Perfetto. Ok. Ok. Ok, ok, ok. E io? Così. Non mi spingere. Taccia. Ok, 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 ok. In teoria dovremmo esserci. Stavo... Hai trovato Farley! Come potrò mai ringraziarti? Potrei darti questo vecchio uovo, ma... Farley l'ha mordicchiato tutto ed è appiccicoso di saliva. Oh, beh, è il pensiero che conta, no? Mi sembra giusto. Ok, ok, ok. Andiamo avanti. Ah no, questo... Ma io questo non l'ho ucciso, non ho capito. No, l'ho ucciso questo. Non mi ricordo più, davvero. Speriamo di aver... Ah no, vabbè, questi rinascono ogni volta che... Non l'ho visto, ho visto solo lui. Ho detto, vabbè, ma non l'ho ucciso, non l'ho... Allora, le altre gemme dovrebbero stare tutte quante qui. Ah no, vero, no. Non stanno qua. Stanno... Sì, devo andare qui. Devo andare qui. Scusate, ragazzi. È colpa mia. Oh, vai. Bravo. Oh. Oh. Tiger Man. Beh. Beh. Ok, andiamo anche a prenderci queste gemme qui e poi andiamo anche lì. Che fa? Ok, perfetto, a posto. Dovremmo esserci. Ritorniamo di qua. Andiamo di qua. E adesso andiamoci a fare l'ultima operazione, che sarebbe questo. Allora, recuperiamo tutte le gemme che possiamo. Ok, almeno ce le leviamo avanti. Alcune gemme devo prendere per forza lo skateboard, che non è possibile andarle a prendere. Per esempio qui sopra non è possibile. Cala. Mi stavo dimenticando questa qui. Ok, allora, andiamo a vedere un po' se riesco a recuperare
questo gemme qui. Ah, qua ci devo andare per forza perché ci sono queste gemme qua. Ecco qui. Visto come sono andato bene, spedito. Allora, vediamo un po' se noi qui possiamo andare qui. Almeno Spax le recupera. Perfetto. Ok, andiamo di recuperare anche questa qui. Perfetto. Mi sa che abbiamo mancato qualcuno, eh? Sì, perché stanno... Ok, una sta qui, un'altra sta di qua, altre stanno lì. Allora, queste le recuperiamo dopo. Invece le possiamo recuperare anche adesso. Quest'altro per forza così bisogna recuperare. Dove sta? Perfetto. Andiamo a vedere se abbiamo recuperato tutto. Vediamo un po'. Sono sicuro di no, perché vedete, quella lì va recuperata in un'altra maniera. Quindi devo andare per forza a prendere lo skateboard che sta qua. Vediamo se di qua abbiamo preso tutto. Sì, qua si scende, lo so. Però io devo andare anche di qua. Scusi Hunter. Ok. Ce la faccio andare là? No. Scusi Hunter. Le devo parlare. Vediamo se abbiamo recuperato tutto, altrimenti devo fare il giro di cognizione di tutto il livello. E infatti, ci sono. Vabbè, ho fatto la pesca dove stanno gli altri gemme. Non si può fare così, non si fa così, però. Vabbè, andiamo con Hunter. Non è il parco per skate più fantastico che tu abbia mai visto? Sì. Quando sì. Avrai imparato qualche acrobazia, potrai fare un mucchio di punti in questo posto. Vabbè. Ti va se ti mostro qualche mossa? Per me vabbè. Cominciamo con qualcosa di facile. Per saltare da una rampa, premi salto. Ti mostrerò come si fa una volta e poi toccherà a te. Questo tutorial, poteva la Insomnia, poteva metterlo all'inizio. Che ne so, nel primo livello, quello lì in Giardini del Sole, qualcosa del genere. Proprio è il primo livello dove si inizia la... dove si fa appunto lo skateboard. Non lo so perché l'hanno messo qui, sinceramente. Non lo so. È un po' così. Ok, ora prova a fare un giro mezz'aria tenendo premuto azione mentre viri a sinistra o a destra. Ah, Y. Ok. Te ne faccio due, va bene? Bel giro! Ora vediamo le capriole. Vabbè, la stessa cosa, solo freccia azzurra. Solo che invece di virare a sinistra o a destra, devi muoverti avanti o indietro. Salta dalla rampa, tieni premuto azione e premi avanti o indietro. Ehi, hai talento! Vediamo se riesci a fare una rotazione nell'half pipe. Gli half pipe sono le rampe blu. Puoi fare una rotazione saltando dalla sommità della rampa blu e poi virando a sinistra o a destra mentre sei in aria. Vabbè. Così dici? Perfetto! Ora vediamo se riuscirai a fare un 900. Salta più in alto che puoi. Esegui due giri e mezzo in aria e poi atterra di nuovo sulla rampa. Vabbè. Vabbè, se è facile.
Quello sì che era un 900. Devo ammettere che hai stoffa, Spyro. Sì. Ma prima che ti monti la testa, vediamo se riesci a fare un buon punteggio sulla rampa gigante. Fai tutte le mosse che vuoi e vediamo quanti punti riesci a totalizzare. Ci pensi, mi non ti preoccupare. Bravo! Guarda qui. Se non cado, se non faccio figure in me. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, va bene? Impari in fretta! D'altronde, sei allenato da un maestro. Voglio dire. Stavo esercitandomi in una nuova mossa praticamente impossibile che ho battezzato Nasty Nork. L'avevo quasi completata quando improvvisamente ho sbattuto contro questo uovo di drago e sono caduto. Ok, non è vero, ma puoi prenderti l'uovo comunque. Vabbè. Mamma mia. Signorante, sei pronto per una sfida testa a testa. Puoi provare una gara freestyle a punti? Vai. Bene, vince chi totalizza più punti entro il tempo limite. Va bene. Allora faccio subito 2000 punti qua, se non fendo bene un calo prima. Ecco, a posto. Affanculo, perché mi è riuscito con questo? Prima e con Spiro no, adesso no, scusi, No, per non essere cafone, no, sai com'è. Sì, vabbè. Vai così. Va bene, Hunter? Va bene così. Te ne faccio anche un altro, se vuoi, E quando mi batte qua? E quando mi batte? Te, Ante, va bene? Con dentino. Ander, mi sono rotto un po' le scatole, su, forza. Ah ragazzi, qua bisogna battere il tempo di 2000, 8000, 12000, cos'è il genere? Non mi ricordo. Madonna, qua avevo fatto un play. Vabbè Ander, va bene, no? Così. Basta. No, perché non voglio umiliarlo, capito ragazzi? Dai, basta così, Hunter, dai. No, facciamo solamente questo. Basta, sto. Incredibile! Come hai fatto a diventare così bravo? Chissà, forse un giorno riuscirai anche a battere il mio record. No, impossibile. Tieni, prendi quest'altro uovo. Volevo tenerlo come animale da compagnia, ma non riesco a farlo schiudere. Hai provato a covarlo. Ecco, quello l'ha fatto di bocca, tu l'hai fatto da dietro, perfetto. Va bene, adesso facciamo i punti, che dovrebbe essere 8000, cose del genere. Non mi ricordo più quant'era il record qui sotto. Vabbè, comunque facciamo. Proviamoci. Anche se cadrò prima o poi. Ok. Io voglio fare una cosa di genere, se mi riesci il salto. Bella lì. Vediamo se riesco a fare un altro salto. A meno. Vediamo un pochettino. Perché se ci riesco, ragazzi, è possibile che possiamo fare anche un play.
No, cazzo, Spiro. Stavi andando bene. Non mi devo assolutamente far prendere a panico. Mi sembra che era 8.200 o 12.000, non mi ricordo più. Facciamolo sto tentativo, dai, Spiro. Oh, vabbè, vabbè. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcos'altro. Arriviamo più di 12.000, dai, Spiro. Perché può darsi che vinciamo qualcosa. Io non mi ricordo, ragazzi. Non mi ricordo più. Boh, non lo so, vediamo. Era 10.000. Vabbè, abbiamo fatto questo. Ragazzi, adesso io vado un po' in giro nel mondo a vedere dove cacchio stanno questi gemme. A tra poco. Ah, ragazzi, ho trovato le gemme dove stanno. Questo è qua. Uno. E due. Perfetto. Queste qua. Ok. Ritorniamo a casa. Perché abbiamo completato il gioco. Il livello al 100%. Controlliamo. Yes. È stato un episodio abbastanza lungo, ragazzi. Questo qui perché ho fatto alcune cose. Dov'è? Vai. Perfetto. No, questo è il giardino del sole. Quello che è? Il giardino d'estate. Vabbè, ok. Vabbè, ragazzi. Dai. Da un certo punto di tutto, ci vediamo al prossimo video dove affronteremo, dovrebbe essere Palude dei Brividi. Qualcosa del genere. Sì, Palude dei Brividi. Ecco qua. Ci vediamo. Ciao a tutti. Thank you.